desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura. Quindi anche tu vedi il nesso tra democrazia, diritti e sovranità nazionale? Certo. Okay. Quel libro racconta, bisogna stare attenti, tutti i default, in quel libro non c'è scritto, tutti i default sono stati di paesi che hanno rinunciato alla moneta sovrana. Non c'è un caso lì di default, perché non ci sono casi di default di paesi che hanno mantenuto la moneta sovrana, vuol dire banca centrale sovrana e flessibilità dei cambi. Queste due cose, non ci sono esempi, quindi quello è il grosso limite di quel libro, che non la racconta tutta, ok? Il debito pubblico italiano è stato dovuto, certo all'evasione fiscale, ma è stato dovuto fondamentalmente alla rinuncia con il sistema monetario europeo e poi, di più, rincarata la dopo, da lì siamo fuggiti nel 92, perché poi avevamo la moneta, però rinunciamo allora... Ci generò la visione del sistema monetario europeo e quello che ci generò i cambi fissi, che fu una rinuncia alla sovranità monetaria per un periodo lungo, determinò dei tassi di interesse molto alti e quello fece esplodere il debito italiano. E abbiamo rincarato la dose, illudendoci che l'unione monetaria facesse abbassare i tassi, l'ha fatto per un po', poi quando si è capito che in realtà poi l'unione monetaria non ci faceva crescere, ci si è resi conto che andavamo verso una crescita, il rapporto debito-PIL, e i tassi sono rischizzati verso l'alto e siamo di nuovo in una situazione di insostenibilità. Ecco, a mio avviso qui avete una scelta da fare, qui ci sono due slogan: ripudiare il debito, fuori dal debito, fuori dall'euro. Dovete, secondo me, scegliere fra i due, perché fuori dall'euro, questo chiariamolo, il fuori dall'euro sussume il default sul bancarotta sul debito, sarei d'accordo anche usare il più possibile l'italiano, un po' di nazionalismo anche lì, nel senso che se tu riadotti la tua moneta, quella svaluta, tu ridenomini il tuo debito nella nuova moneta e automaticamente gli stranieri si ritrovano un debito denominato nella tua moneta che è andata giù e hanno perso. Quindi diciamo dei due slogan, quello, come dire, se no dici fuori dal debito, ma fuori, ok, ma l'euro che facciamo, ce lo teniamo? Lo slogan è importante, allora se tanto mi dà tanto è fuori dall'euro, un sostituto, e allora facciamo, concedete, siamo nell'euro, concedeteci il protezionismo, noi la Iveco non la chiudiamo e i vostri autobus non li vogliamo più, ma non potete farci morire così, questo assolutamente è da rifiutare. Vabbè, altre cose, sono piccole cose, i paesi latinoamericani che hanno fatto default hanno pagato duramente, gli hanno semplicemente procrastinato il pagamento del debito, gli anni 80 sono stati anni, la famosa decade perduta, hanno dovuto stringere moltissimo la cinghia, l'hanno ripagata e come i paesi latinoamericani hanno debito. Questo assolutamente. E poi infine, dici che quei default dei paesi sudamericani in realtà sono state delle semplicemente dilazioni? Sì. L'Argentina no, però l'Argentina infatti comunque fuori dal mercato di capitali, non è un grande problema per lei, perché se è un paese esportatore, non avendo un cambio flessibile, avendo ripresa la grande, non ha bisogno di capitali stranieri, diciamo. Ma gli altri che magari ce n'avevano, lo sapevano, e comunque prima o poi avrebbero avuto bisogno, perché un paese per crescere ha bisogno di valuta pregiata, se non ha esportazioni con cui procurarsela, sa che domani di nuovo i capitali può aver bisogno, quindi comunque c'era, negli anni 80 c'erano le democrazie nei paesi latinoamericani, le democrazie spesso, diciamocelo, è molto controcorrente, spesso un governo militare più nazionalista in senso buono, magari mette in galera qualcuno, può essere più nazionalista e fare... diciamocelo, quello mi piace qui che siamo un po' spregiudicati nel senso inglese, non abbiamo pregiudizi, se dobbiamo dirci una verità ce la diciamo, e le democrazie spesso non portano tanto, possono portare bene, negli anni 80 le democrazie, come i partiti socialisti hanno creato l'unione monetaria in Europa, no? Quindi stiamo, per l'amor del cielo, difendiamo la democrazia, non mi ecco una cosa, poi hai ragione, chiuso. Il debito è una colpa, è giusto che lo paghiamo, ha detto Bagnai, lì è l'unico punto, è stato bravissimo Alberto, no, non è una colpa perché
i debiti pubblici, ripeto, come la critica che abbiamo fatto a quel libro, i debiti pubblici non sono solo una misura keynesiana di sostegno della domanda, cioè, anzi, come dire, almeno ai benestanti gli fai pure un favore, invece di fargli pagare le tasse, gli fai pagare le tasse facendogli comprare dei titoli che gli rendono un tasso di interesse. Se hai la moneta sovrana, i debiti pubblici semplicemente non sono un problema, è un modo di sostenere la domanda, il settore privato è contento di avere questa ricchezza finanziaria, compra i titoli, suo obbliga la gente a comprare i titoli, quindi non è né un, come dire, non applichiamo delle regole morali, anzi se dobbiamo, i debiti sono sostenibilissimi se uno ha la moneta sovrana per cui cresci, quindi non entriamo in questo tipo di, diciamo, di moralismo. Sì, ripeto, dal punto di partenza di recuperare l'idea di una sovranità nazionale, la nostra democrazia che attorniamo, e non siamo contro l'Europa, loro sono contro l'Europa. Cioè, quindi anche tu vedi il nesso tra democrazia, diritti e sovranità nazionale? Certo. Okay.